e se non sarà Fellini, De Sica o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà. Quant'è importante, come dico sempre, vedere un film prima di giudicarlo? Come ho scritto su Instagram un paio di giorni fa, ero molto preoccupato quando sono venuto a sapere dell'uscita di questo film, di cui non sapevo nulla praticamente fino al giorno stesso in cui è uscito su Prime Video, il 21 aprile del 2023. E ho scritto, ironicamente, nelle storie, concedetemi un po' di paura, parafrasando Totti, perché effettivamente, insomma, la locandina, le premesse del film, l'insieme non era idilliaco dal mio punto di vista. Ho visto il film e sono molto felice oggi di poter fare questa recensione e di potervi dire che mi sono felicemente ricreduto, perché le aspettative erano molto basse. Mi sembrava potesse avere lo stile di alcuni film sui giovani, di alcuni film, diciamo, generazionali. Mi ricordava tutto l'insieme diversi film che negli ultimi anni ho visto sui giovani o meno giovani, magari anche sull'omosessualità, che non mi hanno fatto impazzire. Posso citare Maschile Singolare oppure Love Gelato, insomma diversi film assolutamente orribili che mi è capitato di vedere negli ultimi anni, tentativi da parte del cinema italiano di fare film al passo coi tempi con risultati però assolutamente mediocri. Sto parlando del film Io e mio fratello, per la regia di Luca Lucini, disponibile come detto su Prime Video da un paio di giorni. Un film interpretato da Denis Tantucci, Cristiano Caccamo, Greta Ferro, Claudio Colica, ancora una volta felicissimo di vedere Claudio Colica in un film, non sul grande schermo, ma comunque stavolta in un film su piattaforma, come era successo già per Natale a tutti i costi lo scorso dicembre, ma l'avevo già apprezzato, seppur in un piccolissimo ruolo, in Tramite amicizia di Alessandro Siani. E poi un cast di attori conosciuti, bravi caratteristi di contorno, da Lunetta Savino a Nini Bruschetta, da Teresa Mannino a Nino Frassica. Luca Lucini non è l'ultimo arrivato, è un regista sicuramente capace, che negli anni ci ha regalato delle commedie divertenti ma anche intelligenti allo stesso tempo, anche film molto discussi, basti pensare a Tre metri sopra il cielo, che era il suo esordio registico quando sono nato io, nel 2004, per cui un film assolutamente generazionale, quello era uno di quei film che raccontavano i giovani dell'epoca, e un film che sicuramente rivoluzionò anche la moda del tempo dei giovani, ma che comunque, insomma, fece particolarmente discutere, considerato da molti uno dei peggiori film della storia del cinema italiano. Io non sono d'accordo, perché ce ne sono sicuramente di peggiori, ma insomma, un film che fece particolarmente discutere. Poi ha diretto film comunque molto interessanti, ma era parecchio tempo che non si faceva sentire. Ecco il suo ritorno in piattaforma, quindi anche lui si adatta alle necessità, alle esigenze del cinema di oggi, e torna con un film ambientato in Calabria, in particolare ad Altomonte, paese della Calabria, bellissimo paese, lo vediamo con dei bellissimi paesaggi, luoghi meravigliosi, e racconta questa storia che parte da Milano e dall'emancipazione e l'indipendenza di Sofia, interpretata dalla brava Denis Tantucci, che in questi anni ho avuto il piacere di vedere in film diversi tra loro, ruoli veramente particolari, attrice molto molto duttile, da Matudi che segno sei, In vacanza su Marte, di Neri Parenti, a Tre piani di Nanni Moretti, per cui un'attrice in grado di passare da un ruolo all'altro con una capacità importante, ruoli all'opposto alle volte, e stavolta diretta da Luca Lucini in una commedia leggera ma comunque intelligente, e questo poi, insomma, soprattutto nella seconda parte, è molto più evidente, una commedia riflessiva, una commedia più seriosa, per non dire drammatica, perché comunque, insomma, mantiene sempre una certa leggerezza, però una commedia che vuole lanciare dei messaggi interessanti, una commedia profonda, per certi versi anche sentimentale. La sua indipendenza, lei ha deciso di lasciare la sua terra natia, di andare via da questo paese che sicuramente la soffocava e non le permetteva di coltivare le sue ambizioni, soprattutto perché oscurata dalla presenza del fratello, interpretato da Cristiano Caccamo, visto sempre come l'uomo perfetto, il giovane che vuole seguire le orme del padre, che è scomparso, prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia, portarla avanti apparentemente con successo, sembra un pigro, sfaticato, eccetera, ma in realtà è praticamente apprezzato da tutti, tranne che dalla sorella, che per lui prova una sorta di
o di Etamo, che poi durante il corso del film si svilupperà in maniera abbastanza specifica, e lo spettatore potrà comunque rendersi conto anche delle ragioni per le quali il loro rapporto è così logorato, ma allo stesso tempo è un rapporto vero e quindi ci sono dei sentimenti da riscoprire, un passato con il quale fare i conti, e soprattutto un padre interpretato nei flashback da Marco Leonardi che se n'è andato e che davvero sembra essere il padre perfetto, l'uomo perfetto, anche molto all'avanguardia dal punto di vista della mentalità e del pensiero. È un uomo che tutti ricordano con immenso affetto, immenso amore, immensa stima. Per cui Sofia se n'è andata, è una ragazza omosessuale e vive tutta una serie di storie con delle donne spesso mature che puntualmente finiscono e si esauriscono nel giro di poco tempo. A volte lascia lei, a volte viene lasciata. Insomma, sembra proprio che il suo cuore non riesca ad affezionarsi a nessuna donna, tranne che a Michela, interpretata da Greta Ferro, che è una ragazza appunto di Alto Monte. Lei non solo ha vissuto un'amicizia intensa da ragazza, ma a quanto pare sono state anche insieme. Cambia diversi lavori e convive appunto a Milano con Alessandro, interpretato da Claudio Colica, che in veste di caratterista è sicuramente la cosa più bella del film, ma credo che lo sarà molto spesso, perché davvero Claudio Colica, oltre ad essere un Christian De Sica giovane, è davvero l'emblema di quella commedia, di quella comicità, di quella leggerezza che al cinema italiano in maniera così originale e interessante, perché riprende De Sica ma in chiave assolutamente moderna e personale, mancava da tantissimo tempo. Quando verrà a sapere che Michela, la ragazza di cui forse in fondo è ancora innamorata, si sta per sposare proprio con il fratello, deciderà di tornare un po' prima ad Altomonte nel tentativo, indovinate un po', di far fallire il matrimonio. Quindi tornerà giustamente nel suo paese e fin dal primo approccio torneranno le criticità, torneranno le varie problematiche nel rapporto con la madre, nel rapporto con il fratello, i ricordi, una mentalità che sicuramente non la rappresenta per niente e in particolare il rapporto sentimentale con Michela. Quando si rivedranno subito sembrerà scattare un'alchimia, si ritroveranno quell'intesa che avevano un tempo. E inizialmente cercherà effettivamente, mettendosi in mezzo e mettendo i bastoni tra le ruote al fratello, di far fallire questo matrimonio che a breve dovrebbe celebrarsi. Ma poi chissà se effettivamente Sofia resterà così fredda, così ostile, soprattutto a questo matrimonio, al fratello, per tutto il corso del film, o se ad un certo punto della storia cercherà anche lei di maturare, di fare i conti con il tempo che passa e con determinate crepe che si erano formate in passato, ma che forse potrebbero anche essere riviste. Il film mi ha sorpreso, come detto, mi ha veramente colpito, perché le aspettative erano bassissime e invece ho trovato una commedia molto leggera, onesta, un film che ha la piena consapevolezza di quello che rappresenta, per cui una piccola commedia girata in un piccolo paese, con ambizioni moderate, che racconta una storia semplice, che strizza l'occhio sicuramente alla modernità, ai temi anche cari alla comunità LGBTQ, ma senza farlo in maniera forzata, con degli stereotipi, con luoghi comuni. Semplicemente racconta la storia di una ragazza omosessuale, di un rapporto, diciamo, particolare, perché il personaggio di Greta Ferro era stata fidanzata con questa ragazza, ma adesso sta per sposarsi con il fratello. Ma il tema dell'omosessualità viene trattato soltanto in un paio di scene, nel confronto di Sofia con la madre, il ricordo di un bellissimo discorso che le fece il padre, molto aperto, come vi dicevo, mentalmente, prima che se ne andasse, quindi quando lei era ragazzina. Ma non c'è la volontà di trattare l'omosessualità come fosse un tema apposito e come fosse una problematica, perché sappiamo che l'omosessualità va trattata in maniera naturale, visto che è la cosa più naturale del mondo, per cui tu tratti la sessualità di una persona, che sia etero, che sia omosessuale o quello che vi pare, in maniera normale, senza dover dedicare dei capitoli specifici come tanti film, tante serie e tanti prodotti cercano di fare, secondo me raggiungendo lo scopo opposto, quindi rendendo quasi strana la tematica trattata. Invece qui c'è una normalità meravigliosa, si parla di omosessualità e di amore tra donna e donna, tra donna e uomo, con una semplicità e con una trasparenza fantastica, e il film riesce perfettamente nel suo intento. È una storia d'amore, una storia d'amicizia, una storia di famiglia, è una storia di ricordi e di indipendenza. Ci sono poi dei caratteristi veramente divertenti. Teresa Mannino, che interpreta la zia di Sofia, che tra l'altro ha appena scaricato un'applicazione di incontri, simil Tinder, e ha un appuntamento con un ragazzo molto più giovane di lei.
E tra l'altro c'è una scena con Claudio Colica veramente meravigliosa. I due sono seduti al tavolo della cucina la mattina, stanno facendo colazione, stanno parlando della situazione anche un po' bizzarra che si è formata in famiglia. E ad un certo punto il personaggio di Claudio Colica dice a questa zia: peccato signora che lei già si è apparecchiata nell'app di incontri, altrimenti avrei potuto, in senso buono intendo, ed è veramente fantastico. C'è un Nino Frassica molto equilibrato e molto saggio, non particolarmente forzato, non è il Nino Frassica, che tra parentesi io amo, sempre pronto a fare battute, ad essere protagonista, è un Nino Frassica molto tranquillo, personaggio saggio, interpreta un contadino che tutti conoscono ad Altomonte, una sorta di uomo saggio appunto di paese, ed è veramente molto molto bravo anche lui. Per cui tutti bravi caratteristi, Nini Bruschetta, come detto, una grande Lunetta Savino, attrice secondo me un po' troppo sottovalutata. Il cast funziona molto bene, sono molto bravi anche i protagonisti giovani. Denis Tantucci, che non è più una scoperta, un po' come Cristiano Caccamo, che non sempre mi convince, ma in questo caso sì. E anche Greta Ferro, devo dire che non mi è dispiaciuta. Perciò è un film con dei limiti, ci sono delle battute forse un po' troppo demenziali in alcuni momenti che avrei evitato e che rispecchiano appunto le ultime generazioni, quindi alle volte si punta ad una moda che io avrei evitato, ma sono delle battute sconnesse con quella che è invece una sceneggiatura secondo me molto equilibrata e molto brillante nel complesso di questo film. Ci sono anche magari delle scene che avrei evitato perché allungano un po' il film e lo rendono in alcuni momenti un po' ridondante, ma non mi è mai pesato, vi dico la verità. Dura 1 ora e 45, poteva durare 10 minuti in meno e sarebbe stato ancora più carino, però nel complesso l'ho trovato molto scorrevole, leggero e anche, ripeto, intelligente nella sua semplicità, nella sua leggerezza. Ed è un film molto onesto perché non pretende di fare di più rispetto a quello che può permettersi di fare. Vuole raccontare una storia d'amore, è una storia d'amore omosessuale senza sottolineare che sia omosessuale. Chiaro che io vedo La Locandina, mi ricordo gli ultimi film che sono usciti in questi anni, tipo Maschile Singolare, vedo due donne che si baciano e sotto una donna e un uomo che si baciano, dico ammazza, mo fatto qua una bella mucchiata, ma invece non è così. Fortunatamente è un film che parla esclusivamente d'amore, ci sono belle scene in cui si fa anche l'amore, ma insomma tutto in maniera assolutamente delicata, raffinata. E parla d'amore, d'amicizia, di vita, di famiglia, di ricordi, di emancipazione, di indipendenza, al passo coi tempi ma senza toccare stupide mode, qualche battutina a parte. Per cui ragazzi, io sono assolutamente stupito, non chiedo venia perché nella storia ho soltanto scritto concedetemi un po' di paura, perché d'altronde le aspettative erano quelle, ma non avevo visto il trailer, cosa che faccio sempre di meno ultimamente, non ero pronto, non lo conoscevo, ho visto La Locandina, l'ho scoperto 2 giorni fa appena uscito, ma sono molto felice di essermi ricreduto. Per cui il mio consiglio, visto che il film è uscito su Prime, perché 15-20 anni fa avrebbe incassato anche bene al cinema, ma oggi i tempi sono altri, io vi consiglio di vederlo. Dedicategli questa oretta e 45 minuti, sicuramente non la butterete perché è una buona commedia, sono sicuro che tanti giovani la ameranno e sarei contento in questo caso, perché i giovani spesso amano dei film, secondo me, un po' troppo paraculi, mentre questo film riesce a raccontare non tanto la mia generazione quanto quella precedente, ma comunque la società odierna, in maniera assolutamente brillante e originale rispetto al solito. Il mio voto è un 6,5 su 10, ripeto, ci sono dei limiti qua e là, non è un film perfetto, però è una commedia secondo me di buon livello. Su Prime non ci vuole niente, se siete abbonati, ma molti di voi sicuramente lo saranno, lo vedete, ve lo godete, e Luca Lucini insomma dopo tanti anni torna veramente in maniera interessante a fare cinema, perché il suo è cinema, sicuramente cinema spensierato, leggero, ma è puro cinema. Ha diretto film veramente di livello secondo me nel corso degli anni, se penso a film come Amore, Bugie e Calcetto, Nemiche per la pelle, La donna della mia vita, film interessanti. Poi appunto c'è il tanto discusso 3 metri sopra il cielo, ce ne sono altri, credo che l'ultimo fosse stato Come diventare grandi nonostante i genitori, 2016, lo vidi ma non ricordo nulla. Ma al di là di questo, insomma, regista capace, forse troppo criticato, che il suo lo sa fare, non a caso non floppa come avrebbero fatto tanti suoi colleghi, ma fa un film assolutamente leggero, gradevole, che vi consiglio di recuperare. Io e mio fratello lo trovate su Amazon Prime Video. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano!